Entro fine anno prenderanno il via i lavori di riqualificazione dello Stadio San Paolo, interventi per 1.400.000 euro che consentiranno di adeguare l'impianto di fuorigrotta alle prescrizioni degli organi superiori di controllo e della UEFA. 90 giorni per migliorare sottopassaggi, area ospiti, tribuna stampa, spogliatoi e mettere in sicurezza la struttura con un nuovo impianto antincendio. I lavori saranno realizzati dalla partecipata del Comune Napoli Servizi e danno inizio al più ampio progetto di valorizzazione dello stadio che si concluderà nella primavera del 2019 per ospitare le Universiadi. Era giusto, visto che avevamo avuto questo finanziamento, partire da subito, ma partendo da quelli che sono gli aspetti più delicati, l'impianto antincendio è una estrema urgenza e quindi lo faremo. Poi è chiaro che avendo finanziato un'opera anche più importante, estendiamo questa a quello che è la tribuna stampa, ritenendo probabilmente il primo luogo di accoglienza dei giornalisti sportivi percorrendo questa manifestazione internazionale che è la Champions League, e la vogliamo percorrere fino in fondo, per cui magari riusciremo ad arrivare agli ottavi e ai quarti di Champions con una tribuna stampa più adeguata. Mettiamo a posto quello che è il corridoio di accesso, che è in condizioni di assoluta difficoltà, quindi metteremo e adegueremo il corridoio, ma anche gli spogliatoi, dove abbiamo un gap sostanziale proprio dell'impiantistica, dell'impianto idrico, dell'impianto igienico-sanitario. Quegli spogliatoi non si fanno dal 1990 ed è un vero peccato ospitare tanti campioni e ospitarli in un impianto da anni 80. Con i primi interventi di ammodernamento e messa in sicurezza del San Paolo, che prevedono tra l'altro l'abbattimento delle barriere architettoniche ed una copertura per la tribuna stampa, parte la seconda fase di progettazione dei lavori che interesseranno l'estate prossima anche bagni e sediolini. Un'azione non più prorogabile, ha affermato il sindaco De Magistris, e per la quale il Comune ha stanziato complessivamente 25 milioni di euro. Coinvolgeremo anche la città per mettere una narrazione della storia del calcio Napoli in tutta la parte sottostante che porta agli spogliatoi. Nel frattempo parte la progettazione esecutiva per gli altri lavori molto importanti, che sono tutti i bagni, i seggiolini e altri interventi, che cominceranno immediatamente dopo finita l'ultima partita in casa dell'attuale campionato, e così poi anche altri lavori che ci consentiranno nel giro dei prossimi complessivamente 2 anni di spendere tutti e 25 milioni. Se nel frattempo interverrà anche il progetto della società Calcio Napoli, faremo ulteriori ragionamenti. Se questo non interverrà, siamo già pronti a chiedere un ulteriore mutuo al credito sportivo per intervenire poi sulla complessiva struttura in gabbia sovrastante allo Stadio San Paolo. La presentazione dei lavori allo Stadio San Paolo è stata anche occasione per fare il punto sulla condizione degli altri impianti sportivi cittadini, in particolare sul Palavesuvio, da oggi dissequestrato e pronto per gli interventi di messa in sicurezza, ed il Pala Barbuto, che tornerà presto agibile grazie ai lavori finanziati dal Comune al via dalla prossima settimana.